sabato sera. Pure il succhio di buio, cartelli stradali, gel, telefonini, fumo. Alcol. Siamo partiti da circa mezz'ora. Lucinda e il suo fidanzato, Adolfo. Poi Lorenzo, lo zombie che guida. Ed io. Avremo un incidente. Lucinda si salverà. Io morirò. Stragi del sabato sera. Morta un'insegnante di 40 anni. I suoi studenti, che stavano a casa a guardare la televisione, la piangono inconsolabili. Funziona esattamente così. Tu vai in un posto dove non sei prevista. Forzi il senso delle cose. Causi un disguido nell'ordine naturale del mondo. Ovviamente ne paghi le conseguenze. Siamo in viaggio da meno di un'ora e abbiamo già fatto varie soste. Caffè lunghi, ristretti, correnti. E altri gustosi abbinamenti a base di birra e super alcolici. E soia niente, eh? Capirei, lei è patria d'acqua. L'unica cosa che beve è una tisana prima di andare a dormire. Ma perché, perché? Mi faccio sempre fregare da Lucinda. È ovvio che noi due non abbiamo niente in comune. Eppure, ogni volta che lei torna e lancia una di quelle sue proposte insensate, non ho mai la forza di impormi. Ha quell'assurdo potere di farmi sentire in imbarazzo per la mia vita ordinaria e tranquilla. La scuola, il gatto, il volontariato alla biblioteca comunale e il coro il mercoledì sera. Ma che c'è di male? A me la mia vita piace molto. Non si capisce perché tutti mi guardano come se fossi da compatire. Ma non esci mai? E da quant'è che non hai una storia? E poi perché non ti vesti un po' più... un po' più giovanile? In vacanza da sola a Lubiana. Ma perché non è venuta a Rimini da me? La modernità non fa proprio parte del suo patrimonio genetico. Sin da adolescente dimostrava 40 anni. Ma questo per lei non è stato un problema. Quando arriva Lucinda, accetto i suoi inviti per sforzarmi di sembrare una donna moderna e spregiudicata. Proprio come lei. È il mio unico scopo nella vita, quello di occultare la sua età. I suoi 40 anni se ne stanno nascosti sotto pantaloni a vita bassa, schiacciati dentro scarpe vertiginose, sfiniti da ore di palestra, creme al botulino, soccombono, inebetiti e sgomenti di fronte allo splendore dei fidanzati ventenni di cui si circonda. Sonia, sai che l'altra sera ho visto l'ultimo film di Monica? Cavolo, è ancora più bella di quando aveva 18 anni. Essere state compagne di scuola di Monica è la cosa più eccitante che ci sia successa nella vita, eh Sonia? Non è che a me da allora sia successo un granché. Comunque che Monica fosse bella era chiaro a tutti. No. Essere semplicemente belle non è tutto. Bisogna sviluppare una consapevolezza particolare. Bisogna riuscire a comprendere la propria bellezza. Riuscire a dominarla, piegarla al proprio volere. Farmi un'alleata! E Monica stava facendo proprio questo. Bastava guardarla in classe con i professori, con i maschi, che le stavano sempre intorno quando andavamo a ballare. Già. O nei pomeriggi passati in piazza con gli amici. Monica stava trasformando la sua bellezza in un talento. Talento? Era una bellezza particolare la sua. Una bellezza illuminata da dentro. Di una luce che non si perdeva nel vuoto, ma che avvolgeva tutto. E si proiettava su tutti. Tu invece normalissima. Scappare. Io potevo solo scappare. Potevo solo tornare. Il giorno dell'inaugurazione della mostra io mi sono sentita male. Ogni singolo millimetro da me dipinto faceva schifo. Sono sentita male per strada. Decine di persone mi passavano accanto senza neanche guardarmi in faccia. Appoggiata al muro, prima di vedere le colline. Le colline della mia infanzia hanno danzato davanti ai miei occhi. Un paesaggio definito che ho riconosciuto. Il segnale.
sognare che c'è un luogo di pace. Il dolce luogo di pace. Case in costruzione ovunque, di mattoni rossi, ampi balconi, infissi in alluminio. Quasi tutti i casali sono ristrutturati, con l'aria trasformata in parcheggio. Ovunque antenne paraboliche. Le rive del Tevere, l'acqua verde, lentissima. Adesso le strade sono tutte asfaltate, coltivazione intensiva dell'olivo. Dalle finestre aperte, le notizie dei telegiornali, le insieme, dei giochi a premio. Il dolce luogo di pace. Io sono di nuovo nel flusso. La casa del lattaio. La casa della sarta. La casa dell'allevatore di maiali. Ettari di vigna. Questa è di nuovo la mia vita. Io sono parte del tutto. Il dolce luogo di pace. La casa della sarta. Quella del lattaio, quella dell'allevatore di maiali. Case dove i bimbi sono maltrattati, le figlie segregate, le mogli malmenate. Tutto è cambiato e tutto è restato uguale. Non c'è nessun luogo dove esiste solo il bene. Ma io sono al sicuro qui! Io sono tornata a casa. Io il papà conosco quasi tutti, più della metà dai tempi delle medie. I miei amici chiacchierano, ridono, scherzano, si scattano fotografie, insomma perdono tempo. E soprattutto bevono birra, gin, vodka, sambuca. La sambuca alza 400 calorie sciottino. Comunque certo me lo potevano dire che tardavano, sarei uscita dopo. Innanzitutto avrei fatto una doccia, poi avrei chiamato la nonna, magari avrei anche studiato. Alla fine prendiamo la macchina e partiamo per andare alla festa. L'hashish non ha calorie. Niente, mamma. L'avevi messo in conto? O di restare vedova a 37 anni? L'avevi previsto? Ma non si tratta tanto di mettere in conto, ma di sapere che cosa fare quando le cose succedono. Prendere quel che viene. Non soccombere. L'uomo morto nei bagni aveva la faccia
bianca come il gesso. Intorno però era tutto pulito. Per fortuna i bagni dell'asino sono sempre molto, molto puliti. Anche grazie a me. Almeno non è morto in mezzo allo sporco. Lo sai, mamma, io avevo pulito proprio bene. Non cambia mai niente. Le stesse strade, le stesse ombre. Potrebbe essere un momento qualsiasi della mia vita. E io come faccio a essere sicura che sia adesso? Devo studiare. Devo riuscire a fare più o meno 80 pagine al giorno. 80 pagine al giorno e diventa facile. Quindi, mangiare veloce, andare a dormire subito. Più o meno se domattina mi sveglio alle 10, posso riposare circa 7 ore di sonno. 6? Sì, faccio così. Mamma? Mamma! Chiara, che succede? Allora sei viva! Che ti hanno fatto? Niente, pensavo ti fossi sentita male. No, ero addormentata. Ero stanca. Mi sono spaventata. Ma hai bevuto? Sì. C'era una festa. Un morto. Ho visto un morto nei bagni di rasa. Un morto di overdose. Siamo tanto stanchi. Sì, siamo stanchi. Andiamo a dormire. Andiamo a dormire.